Presidente Talarico, l'ex presidente del Coricom, Silvia Gulisano, non è stata riconfermata. Perché? La diretta interessata ai nostri microfoni ha ripetuto insistentemente, chiedetelo a Talarico. Il Coricom decade perché a un certo punto viene approvato in aula nel mese di luglio-agosto un emendamento da parte della minoranza che sostanzialmente sanciva l'obbligatorietà di un componente della minoranza. Ho provveduto a effettuare il decreto di nomina rispettando le indicazioni che arrivavano da parte dei gruppi consigliari, facendo mie queste indicazioni e poi esercitando anche la scelta sulla persona di Sandro Manganaro. Il gruppo dell'Unione di Centro, che è poi il suo partito tra l'altro, prima aveva il presidente, adesso ha un membro, un commissario del Corecom, la Gulisano, però nel passaggio è stata esclusa. Cioè, al di là delle motivazioni tecniche, resta la sensazione che a distanza di un annetto i centristi non la vogliano più. C'è stata una riunione dei capigruppo. Hanno dato un'indicazione scritta, mi hanno recapitato un documento in cui c'erano scritti due nomi, che erano quelli di Manganaro e quelli di Posteraro, e quindi voglio dire, questa è stata l'indicazione che io ho fatto mia. Anche quando il Presidente esercita i poteri sostitutivi, sempre un colloquio con maggioranza e minoranza si fa sempre. Sono rimbombate accuse abbastanza gravi anche in conferenza dall'addebito addirittura di presunti falsi nella procedura alla presunta incostituzionalità della legge regionale 27. Io penso che in quella conferenza stampa si siano utilizzati tanti termini fuori luogo. I legali del Consiglio stanno valutando le dichiarazioni per andare a individuare quale azione intraprendere. L'incostituzionalità, guardi, questa è una legge che abbiamo approvato nell'agosto scorso, l'articolo 9 bis, se non ricordo male, della legge sul Corecom, e il governo nazionale non ha eccepito nessuna incostituzionalità.